compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, l'impatto delle sanzioni sicuramente si sentirà nei prossimi mesi, questo è più che chiaro. Oggi abbiamo visto impennate importanti dei prezzi del petrolio, dei prezzi del gas naturale, che sono poi di conseguenza contributor all'inflazione. Però le chiedo innanzitutto come bisogna comportarsi la BCE in questo caso dopo i numeri che abbiamo visto oggi sull'inflazione: 5,8% su base annuale, ripeto, e 0,9% su base mensile, per non menzionare che anche l'inflazione core è incrementata sia su base annuale che su base mensile, ben al di sopra delle attese. Innanzitutto dobbiamo dire che le sanzioni faranno male in primis ovviamente alla Russia, e abbiamo già visto un forte impatto sulla valuta russa e anche sui tassi di interesse in Russia. È chiaro che questa iniziativa sullo SWIFT aprirà dei problemi molto molto grandi per l'interscambio commerciale con la Russia. Fortunatamente gli alleati hanno trovato il modo di imporre delle sanzioni selettive, e quindi hanno lasciato aperto il canale del gas e del petrolio, che speriamo la Russia non chiuda nell'immediato. Sino ad ora ha sempre rispettato l'approvvigionamento di gas legato a contratti a lungo termine. Questo si spera continui, anche perché nel breve periodo questo sarebbe molto problematico per una chiusura di questo canale, sarebbe molto problematica per l'Europa. Detto questo, è chiaro che questo ha delle conseguenze sull'inflazione, ha delle conseguenze molto più severe in Europa, perché l'Europa è molto più esposta al gas e anche al petrolio russo, e quindi è chiaro che le tensioni, che in Europa erano più transitorie rispetto agli Stati Uniti, non si erano visti ancora problemi sul lato del salari o del trasferimento di questi rialzi sui prezzi, improvvisamente lo scenario si trasforma, perché anche se dovesse risolversi probabilmente in maniera positiva il conflitto in Ucraina, ormai i rapporti con la Russia sono compromessi, e questo vuol dire che le fonti di approvvigionamento del gas e del petrolio dovranno cambiare, e questo terrà sotto tensione i prezzi per un periodo prolungato. Detto questo, cosa faranno le banche centrali? Beh, la Fed, come ha già citato lei, ci si aspettava un rialzo di 50 punti base, probabilmente ora sarà 25, però la Fed non cambierà di fondo la sua strategia, perché l'impatto sull'economia statunitense è molto più limitato rispetto all'Europa. In Europa la situazione è diversa. La mia sensazione è che, primo, le banche centrali non possono far molto su uno shock che è puramente di offerta, e quindi possono solo cercare di gestire un po' le aspettative, ma è chiaro che la politica monetaria in questa circostanza ha le armi spuntate. Comunque la banca centrale sarà molto più attenta rispetto a soltanto una settimana fa nel dare segnali ai mercati e nel fare delle mosse che potrebbero risultare avventate. Io penso che alla fine la banca centrale confermerà l'uscita dal programma di acquisti PEP, e confermerà anche il calendario che aveva precedentemente annunciato nella riduzione del QE. Questo perché di fatto non manca molto a esaurire completamente gli acquisti netti di titoli. Però da qui a passare rialzi dei tassi, secondo me ne passerà molto. Io anche prima della guerra in Ucraina avevo una visione diversa rispetto al mercato, cioè non mi aspettavo rialzi dei tassi entro quest'anno, e penso che ovviamente la guerra riduca notevolmente le possibilità di un rialzo dei tassi entro l'anno in corso, e probabilmente anche nella prima parte dell'anno prossimo. C'è la necessità di rimanere ultra accomodante, stiamo parlando sempre della BCE, se dovesse fare questa scelta, come magari stiamo vedendo che sia intenzionata a fare, che cosa significa per le pressioni inflazionistiche? Ci sono a suo avviso anche rischi di stagflazione in Europa? Beh, a questo punto il rischio emerge, perché, come dicevo prima, purtroppo questo è un problema di offerta. Cioè, se la Russia non fornirà più gas e petrolio, c'è ben poco che la banca centrale può fare. Alzare i tassi non serve in questo momento, in questa circostanza. E quindi è solo un problema di politica fiscale,
di politica economica in generale, cioè trovare nuove fonti di approvvigionamento e cercare di limitare l'utilizzo dell'energia. E quindi si tratta, è un mondo diverso questo, è un mondo in cui le banche centrali non hanno più un vero e proprio controllo sull'inflazione e quindi devono stare molto caute, perché se l'inflazione alta porterà ad un forte rallentamento economico, è chiaro che le banche centrali devono dare supporto all'economia, non alzare i tassi. E quindi è uno scenario completamente opposto rispetto a soltanto una settimana fa. Questa è un po' la situazione al momento. Ripeto, le banche centrali staranno molto molto caute, anche se la cautela sarà enormemente superiore in Europa rispetto agli Stati Uniti. Sì, senz'altro, anche perché l'Europa è un po' più esposta al conflitto che appunto sta accadendo all'Europa dell'Est. Nel frattempo però, se i prezzi dell'energia dovessero rimanere sui livelli attuali, che cosa significa ciò per, diciamo, i prezzi del medio termine? E se a questo punto questo dovesse accadere, bisogna iniziare, come dire, alzare anche gli stipendi? Ovvio che poi se si alzano gli stipendi l'inflazione cresce ulteriormente, però se no le persone come fanno ad affrontare la situazione? Questo è uno shock di offerta esogeno, esterno all'economia nazionale, e quindi è, per così dire, è il paese intero che ne subisce il danno. Poi è compito della politica, è compito del governo decidere come distribuire questa perdita. Se distribuirla tra i più abbienti, tra le fasce più deboli, più povere della popolazione, questa è una questione squisitamente politica, ma sta di fatto che questo è uno shock esogeno, quindi è il paese intero, è l'Italia intera ed è l'Europa intera che ne subiranno una perdita, e c'è poco da fare, ripeto, non è una questione che può risolvere la banca centrale alzando i tassi. E dunque, che cosa a suo avviso dovrebbero fare appunto le banche centrali in questo contesto? Le banche centrali dovrebbero stare molto caute, e quindi, ripeto, adesso per quanto riguarda l'acquisto dei titoli, il quantitative easing, probabilmente si va verso un esaurimento, perché ormai siamo verso la fine, ormai è già stato annunciato il venir meno degli acquisti legati alla pandemia, giustamente, perché la pandemia ormai è passata. C'è un altro rischio, che è la guerra, ma è ancora presto per pensare a misure relative a questo. Quindi l'acquisto di titoli verrà meno, però da qui a passare ad un aumento dei tassi, secondo me ce ne vorrà veramente tanto di tempo, e nel frattempo le banche centrali saranno molto caute. È chiaro che da un lato invece di politica economica in generale, il governo dovrà pensare ad alleviare, quantomeno per le fasce di reddito più basse, questo shock inflazionistico, e quindi trovare il modo di alleviare il peso su queste fasce di popolazione. Ecco, invece le volevo semplicemente chiedere quanto è preoccupato dell'impatto delle sanzioni sull'economia europea. Lei lo ha detto all'inizio dell'intervento, che effettivamente l'Europa è molto più esposta ai rischi legati alle sanzioni, questo per ovvi motivi, perché è fortemente legata alla Russia in termini di importazioni di gas e petrolio. Poi per carità, se il petrolio dovesse rimanere alto, è una situazione anche delicata per gli Stati Uniti, in quanto lì l'inflazione, diciamo che il problema è obiettivo principale di Biden, anche perché si avvicina ai cosiddetti midterm. Tra poco ci andremo anche su questo punto, però ecco, le chiedo, è particolarmente come dire, preoccupato sull'impatto delle sanzioni non solo alla Russia, ma anche sull'economia europea e in particolar modo dell'Eurozona? Sì, qui bisogna distinguere due fattori. Il primo fattore è il fattore prezzo, ovvero sia se l'energia sarà molto più costosa in futuro, qui ormai non si parla più di qualche mese, ma potrebbe esserlo anche per qualche anno, è chiaro che questo avrà un impatto sui consumi delle famiglie e anche sugli investimenti delle imprese. Sui consumi, perché il reddito è quello che è, quindi se viene allocato maggiormente per l'acquisto di energia, è chiaro che rimane meno per l'acquisto di tutto il resto, e quindi questo ha un impatto sulla performance dei consumi. E le imprese, anche perché certe produzioni che sono fortemente energivore difficilmente potranno vedere forti investimenti, e quindi avrà un impatto anche sugli investimenti delle imprese. Questo è l'impatto del prezzo. Ripeto,
fino a qualche tempo fa, fino a prima del conflitto in Ucraina, c'era una buona prospettiva di vedere le tensioni inflazionistiche ridursi durante il corso dell'anno, ma ora con questo conflitto in corso le prospettive sono molto peggiorate e penso che i prezzi del gas e del petrolio rimarranno alti per un po' di tempo. Il petrolio può essere risolta la situazione se i paesi dell'OPEC aumenteranno la produzione. Sul gas vedo poche chance di cambiamento. Gas vuol dire anche elettricità, ricordiamoci che il gas viene utilizzato per produrre energia elettrica. L'altro effetto che secondo me è molto più pericoloso è quello delle quantità, perché l'economia può sopportare un costo più alto dell'energia, ma se invece si riducesse l'offerta, cioè non ci fosse proprio il gas, è chiaro che questo porterebbe a danni economici molto più ampi, perché alcune produzioni dovrebbero effettivamente chiudere. E sto parlando di grandi impianti come le acciaierie, l'alluminio, che assorbono molta energia, ma ad esempio anche tutto il settore delle piastrelle in Emilia. Quello è un settore che vive di consumi energetici, perché consuma un'enorme quantità di energia. Con l'energia molto cara è chiaro che vanno fuori mercato, non riescono più a produrre prezzi che possono essere assorbiti dal mercato. Quindi questo crea dei problemi enormi. Ripeto, il prezzo dell'energia è un fattore, ma ancora peggiore sarebbe la mancanza di energia. Mancanza di energia vuol dire effettivamente chiudere gli impianti. Ultimissima domanda che riguarda l'inflazione, vorrei tornare sull'argomento perché ovviamente diciamo un po' l'abbiamo lasciato da parte, e questo a causa della guerra in Ucraina che giustamente ha preso diciamo precedenza nelle cronache, anche quelle finanziarie, per carità. Però le chiedo, potrebbe costare a Biden l'inflazione in midterm elections, perché sono diciamo tra qualche mese e effettivamente negli Stati Uniti l'inflazione è ancora più alta, e diciamocelo chiaramente, la Fed ha sbagliato con il transitory call, e cioè con questo modo per mesi a cercare di convincere le persone che si tratta di un fenomeno transitorio, perché ormai siamo ben oltre i cosiddetti 16 mesi di inflazione al di sopra del target della Fed. Potrebbe essere diciamo il game changer per i cosiddetti elezioni midterm? Sì, indubbiamente la Fed ha sbagliato, come abbiamo sbagliato anche noi osservatori, però nel corso del tempo il fenomeno è cambiato, quindi questo va detto a discolpa diciamo della Fed, nel senso che è chiaro che col tempo le cose sono cambiate, abbiamo visto molta più inflazione da salari, abbiamo visto l'inflazione allargarsi anche a merci non legate all'energia, e quindi questo è diventato un problema al punto da richiedere una risposta forte da parte della Fed, che adesso probabilmente verrà semplicemente ridotta in termini di entità per i rischi legati al conflitto. Detto questo, sappiamo che negli Stati Uniti la percezione dell'inflazione da parte dei consumatori è strettamente legata al prezzo del carburante. Questo perché le famiglie statunitensi consumano molta più benzina che non in Europa, per tipologia di autovetture, ma anche perché sono abituate a non usare mezzi pubblici, e quindi per la famiglia americana il prezzo del carburante è un indicatore principe. Certo. Come sale il prezzo del carburante, sale la percezione dell'inflazione, e c'è anche una relazione abbastanza stretta tra la percezione di inflazione e anche il supporto per il governo in carica, e quindi indubbiamente Biden soffrirà per questa situazione, nonostante a mio avviso non ne ha molta responsabilità, non ne ha molta colpa, però è una situazione in cui le famiglie cominciano a sentire il peso dell'inflazione, iniziano ad avere un certo malcontento sulla gestione dell'economia, e questo si scarica sul governo del momento e sul presidente del momento.
No, no, assolutamente sì, e poi ricordiamo che gli americani votano considerando ovviamente su come sta andando l'economia. Per ora l'economia sta andando bene, anche se si inizia a parlare sempre di più per possibilità di paure di stagflazione. Per ora sono soltanto paure, per carità, però sicuramente al consumatore americano non gli piace avere l'inflazione superiore al 7%. Io la ringrazio, Lorenzo Codogno, founder, Lorenzo Codogno Macro Advisors, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Grazie, saluti.